mostra dedicata alle origini della scrittura. A Palazzo Bellini di Comacchio, in provincia di Ferrara, alcuni antichi reperti di Pompei ed Ercolano illustrano come scrivevano gli antichi romani e aiutano a riflettere sull'evoluzione della comunicazione. L'esposizione Lettere da Pompei, archeologia della scrittura, a cura di Lorenzo Zamboni e Carla Buoite, è frutto del protocollo d'intesa tra il Comune di Comacchio e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È incentrata sulla scrittura e sulla comunicazione, dalle origini fino ai giorni nostri, con un focus particolare su Pompei e le città vesuviane. Infatti in mostra abbiamo diversi reperti provenienti da Pompei e da Ercolano e dalle città limitrofe. La prima sala parte con un video, con la visione di un brevissimo video che illustra la storia della scrittura e della comunicazione fin dalle origini. 40.000 anni fa gli uomini cominciano a tracciare segni su rocce e sulle pareti delle caverne, ma è soltanto con le prime società complesse del Medio Oriente, con gli egiziani, con i sumeri, che vengono introdotti dei sistemi simbolici, figurativi, ai quali però corrispondono anche dei fonemi. I primi alfabeti nascono con i Cananei e con i Fenici, perché grazie ai rapporti commerciali che intrattenevano, necessitavano di uno strumento duttile che potesse essere utilizzato, e nasce il primo alfabeto, un alfabeto in cui ad ogni simbolo corrisponde un suono consonantico. È con i Greci che vengono introdotte poi le vocali. Grazie a questi intensi rapporti commerciali dei Greci e dei Fenici, l'alfabeto viene diffuso poi ai popoli etruschi e all'Italia antica. In particolare Spina, che era un importante emporio commerciale che sorgeva a pochi chilometri dall'odierna Comacchio, questo sistema alfabetico trova particolare diffusione. E infatti Spina ci restituisce il maggior numero di alfabetari dell'Italia preromana. Gli alfabetari non sono altro che sequenze di lettere che venivano utilizzate per esercitarsi, per imparare a scrivere. Venendo poi ai giorni nostri, la grande innovazione si ha nel 1452, quando Gutenberg inventa la prima macchina a caratteri mobili. Quindi la parola da scritta diventa stampata. Da lì il progresso è sempre continuato fino a noi, con le nuove tecnologie, la videoscrittura, che ci permettono di comunicare in tempo reale in ogni parte del mondo. La seconda sala è dedicata invece agli strumenti della scrittura. L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. ci ha restituito città pressoché intatte, il che ha permesso ad archeologi e studiosi di ricostruire la vita degli abitanti. Le città vesuviane e Roma erano piene di ville, di case, sulle cui pareti vi erano affreschi che ricalcavano le mode e le tendenze dell'epoca. Ed è interessante notare come nelle nature morte, oltre a cibi e oggetti d'arredo, vi fossero gli strumenti della scrittura, quali papiri e tavolette cerate. E abbiamo diversi esempi in mostra. Questi sono dei veri e propri cataloghi nei quali i padroni di casa avevano doni e premi di gioco per i propri ospiti. Padroni di casa particolarmente facoltosi, perché è vero che in epoca romana l'istruzione è diffusa a tutti gli strati della società, nascono le prime scuole pubbliche, però soltanto le famiglie più ricche potevano accedere a studi superiori. Dimostrare di conoscere la letteratura, la poesia, la filosofia era un segnale di prestigio, ci si vantava della propria cultura.
tanto che si diffonde l'abitudine di farsi ritrarre nell'atto di leggere, con un papiro in mano o con una tavoletta in mano, proprio a dimostrazione della propria cultura e del fatto di essere dei buoni cittadini colti e raffinati. In mostra abbiamo vari reperti, vari affreschi, in particolare uno che riveste particolare importanza perché vi è rappresentato un papiro sul quale è scritta una poesia. Una poesia che di per sé non ha grande valore perché è una frivola poesia amorosa, ma gli studiosi hanno notato che chi l'ha scritto non badasse tanto alla correttezza quanto alla pronuncia. Questo dimostra che già nel primo secolo d.C. non esistesse un unico latino parlato interamente nell'impero, ma ci fosse il latino insegnato e il latino parlato dal popolo, il latino volgare. Il papiro rappresentato in questo affresco è il primo esempio della lingua volgare che poi nella sua evoluzione porterà all'italiano odierno. Reperto degno di nota esposto in mostra è un busto di Epicuro, un busto in bronzo che viene dalla Villa dei Papiri. La Villa dei Papiri era probabilmente di proprietà di Lucio Pisone, suocero di Giulio Cesare, il quale, amante della filosofia, amante dell'arte, chiese a Filodemo di Gadara, un filosofo greco, di costituire la sua biblioteca. Questo filosofo ha portato con sé numerosi manoscritti dalla Grecia, molti testi di Epicuro. All'interno della biblioteca della Villa dei Papiri, che è l'unica biblioteca dell'antichità giunta interamente fino a noi, sono stati ritrovati quattro busti di bronzo corrispondenti ad altrettanti filosofi e si pensa che fossero utilizzati per segnalare le diverse sezioni della filosofia lì conservate. In mostra ne abbiamo uno di Epicuro e lo si evince dal fatto che il nome di Epicuro in greco è inciso alla base di questo busto. La filosofia epicurea si diffonde largamente nell'impero romano ed era una filosofia che sosteneva che l'uomo avesse bisogno di spogliarsi di tutto il superfluo e di rispondere soltanto ai bisogni primari. Abbiamo poi un altro strumento in mostra, una tavoletta cerata. Le tavolette cerate erano tavolette di legno con il centro scavato, all'interno del quale veniva colata la cera. La cera veniva poi incisa con degli stiletti. Una volta terminato il documento, la cera veniva raschiata e di nuovo colata. Le tavolette avevano anche dei fori, perché se il documento era particolarmente lungo, potevano essere legate insieme. Dedicata invece al potere della parola e all'utilizzo della parola scritta. Abbiamo diversi reperti anche di natura diversa. Innanzitutto abbiamo due affreschi che rappresentano altrettante scene mitologiche, due affreschi che parlano del mito di Polifemo e Galatea e del mito di Fedra e Ippolito. Nel mondo romano si diffonde molto l'interesse per la mitologia, soprattutto l'interesse verso versioni secondarie o aneddotiche rispetto alla mitologia classica del mondo greco e si diffondono nelle case e nelle ville affreschi con scene e personaggi mitologici. Dalle iconografie standardizzate, immagini poche ma ben definite, facilmente riconoscibili da tutti, che ricalcano alcune tematiche precise. In particolare i romani sono interessati ai miti d'amore, ma nella loro accezione più patetica, l'amore infelice, l'amore tragico,
e ne abbiamo un esempio in questi due affreschi che narrano di amori non corrisposti e in cui è interessante notare che in entrambi compare una lettera, la lettera che diventa il veicolo del rifiuto di questo amore che sfocerà poi nella tragedia. Accanto a questi affreschi ve ne sono due che raffigurano due donne, due figure femminili, mentre leggono. Il ruolo della donna nell'impero romano è un ruolo molto importante. Le donne possono accedere all'istruzione, non solo ad una istruzione di base, ma anche un'istruzione estesa al mondo artistico e culturale. E è frequente ritrovare immagini, affreschi di donne mentre leggono, mentre suonano, mentre dipingono. Immagini che possono essere sia rappresentazioni di cittadine, ma possono anche essere intese come rappresentazioni delle muse, le divinità delle scienze e delle arti. A testimonianza dell'importanza che ricoprivano le donne nella società romana, vi è anche il fatto che facessero parte attiva del mondo sociale, del mondo anche economico e commerciale. Abbiamo in mostra un affresco che proviene dalla villa di Giulia Felice. Giulia Felice era un'imprenditrice, può essere equiparata alle moderne agenti immobiliari, possedeva diverse attività, ville, bar che metteva in affitto oppure vendeva. Sono stati ritrovati infatti numerosi annunci e Giulia Felice aveva chiesto che la sua villa fosse affrescata con scene di vita quotidiana, con scene del foro. L'affresco che abbiamo in mostra è stato denominato La punizione dello scolaro. Si vede chiaramente un ragazzino, uno scolaro, che viene tenuto sulle spalle mentre viene fustigato davanti ai suoi compagni. Noi non sappiamo di quale colpa si fosse macchiato questo ragazzino, però la punizione che riceve è una punizione assolutamente esemplare. Doveva essere un monito anche per gli altri studenti che assistevano. Generi di reperti, ad esempio abbiamo un epigrafe, perché uno degli strumenti di comunicazione più importanti di cui disponevano gli imperatori per sancire il proprio potere, la propria importanza, era la scultura. Si moltiplicano i cicli statuari che rappresentano gli imperatori oppure membri importanti delle loro famiglie. Alla base di queste statue erano poste delle epigrafi. Quella che abbiamo in esposizione è un'epigrafe che era alla base di una statua dedicata a Giulio Cesare e che proviene dal Collegio degli Augustali di Ercolano. I cittadini romani partecipavano anche attivamente alla vita politica e da Pompei ci arrivano numerose testimonianze circa anche campagne elettorali particolarmente accese. Così come adesso ai giorni nostri le città in periodo elettorale si riempiono di manifesti che invitano a votare per l'uno o per l'altro candidato, in epoca romana questo avveniva scrivendo direttamente sui muri, muri che venivano imbiancati da persone addette, i de albatores, dopodiché era possibile scrivere. Si scriveva il nome del candidato, la carica per cui si proponeva, ma anche le sue caratteristiche civiche. In particolare abbiamo qui esposta l'iscrizione che invita a votare per Postumio Proculo nel Collegio degli Edili e si riconosce una sigla, VB, che sta per Virum Bonum.
quindi si invitava a votare per Postumio Proculo perché era un uomo per bene, perché era una brava persona. Vorrei inoltre farvi notare anche due matrici di rame, che sono una testimonianza molto importante. Sono infatti matrici derivate dal cosiddetto papiro lungo, un papiro sulla retorica, sull'arte di parlare bene, che è stato rinvenuto all'interno della biblioteca della Villa dei Papiri. È chiamato papiro lungo perché è il più lungo giunto interamente fino a noi. Con l'eruzione del Vesuvio i papiri erano stati ricoperti di cenere e quindi cristallizzati. Nel momento in cui si cercava di aprirli si rompevano inesorabilmente. Ma un monaco, l'abate Piaggio, alla metà del 1700 inventa una macchina che prevedeva la sospensione dei papiri attraverso dei fili di seta e delle viti che lentamente li svolgevano. Una volta svolti, il contenuto era impresso su delle pellicole derivate da tessuti animali. In questo modo era possibile poi creare delle matrici con il contenuto dei papiri. E quindi abbiamo due in rame che poi potevano venire utilizzate per stamparli successivamente. Dedicata invece al percorso che la scrittura e la comunicazione hanno fatto fino a noi. E si apre con un dipinto che rappresenta San Cassiano. San Cassiano è il patrono di Comacchio, di Imola e di Bressanone ed era un maestro. Ha studiato grammatica, retorica ed era diventato un insegnante. È vissuto tra il 240 e il 305 d.C. Si è convertito al cristianesimo in età giovanile, per cui, come era previsto in epoca romana, una volta che è stato scoperto è stato denunciato, è stato processato e condannato a morte. È stato condannato a subire un martirio esemplare perché è stato ucciso dai suoi studenti che lo colpivano con gli stiletti che utilizzavano per incidere le tavolette cerate. La sua fine e la sua sorte è stata al centro di un dibattito, ma le indagini scientifiche hanno dimostrato che le ferite riportate al cranio erano state la causa della morte effettivamente ed erano perfettamente compatibili con delle stilettate. Due pannelli che ci riportano un po' ai giorni nostri. Con la caduta dell'Impero Romano si ha una regressione. L'istruzione non è più alla portata di tutti, ma torna ad essere appannaggio di un ambiente religioso e dei figli maschi delle famiglie più nobili e più ricche. Tanto che ancora all'Unità d'Italia, agli albori dell'Unità d'Italia, vi era una forte componente di analfabetismo e vi erano soltanto 4 classi elementari maschili. Con l'Unità d'Italia le scuole cominciano lentamente a diffondersi, ad ampliarsi e ad accogliere anche le alunne, le femmine. Però l'analfabetismo rimane alto, perché ad esempio gli abitanti delle campagne, chi era più povero, non aveva la possibilità di accedere agli studi. Tanto che alla metà del 1900 il Ministero dell'Istruzione decide di fare qualcosa per aumentare l'insegnamento dell'italiano e lo fa attraverso una trasmissione televisiva che si chiamava Non è mai troppo tardi ed era condotta dal maestro Alberto Manzi.
tramite questa trasmissione moltissime persone hanno imparato a leggere e a scrivere senza andare a scuola, nonostante l'analfabetismo sia rimasto ancora per diverso tempo. Infine abbiamo un pannello che rappresenta un graffito dell'artista statunitense Banksy, un graffito che è un po' anche una ideale chiusura del cerchio con l'inizio della mostra, perché rappresenta una pittura rupestre e nell'angolo vi è un uomo che lo sta cancellando. È stato profetico in questo Banksy, perché effettivamente questo graffito è stato cancellato e non c'è più. Però è una dimostrazione del forte legame tra la parola e l'immagine, e come anche la popolazione cerchi di comunicare, abbia necessità di comunicare, così come nell'Impero Romano chi apparteneva agli strati più bassi della società incideva graffiti sui muri. Con la street art è tornato questo modo di comunicare attraverso l'immagine sui muri. Questa mostra è stata pensata anche con un approccio didattico, è una mostra che si presta molto alle visite delle scuole e anche alle visite guidate, e il visitatore entra tutto tondo nel mondo romano, quindi non soltanto attraverso l'osservazione dei reperti, ma anche osservando ad esempio il pavimento sul quale cammina, che è stato ricostruito ripensando e basandosi su come erano i pavimenti delle ville romane, e anche le pareti nelle quali sono inseriti i reperti riprendono affreschi e pitture parietali delle case, delle ville romane e delle città vesuviane.